Uomini e donne, Gemma Galgani racconta tutta la verità su Giorgio Manetti. Cancelletto Gemma Galgani, la dama torinese di Cancelletto Uomini e Donne, è tra le più amate e seguite dal pubblico di Canale 5. La donna è stata protagonista di diverse storie d'amore importanti negli studi di Maria De Filippi, ossia quella con Ennio e Marco, ma è sempre stata innamorata di un unico uomo, Cancelletto Giorgio Manetti. Il fiorentino, che ha rapito il suo cuore, è stato al fianco della Galgani per ben 8 mesi ed è stato lasciato da quest'ultima per ovvi motivi. Nel momento in cui Giorgio era pronto per viverla lontano dalle telecamere, Gemma si è tirata indietro accusandolo di non averla mai amata davvero. Da allora sono passati ben 3 anni, ma la dama ha deciso di riprovare a riconquistarlo con scarsi risultati. Dopo svariate sorprese in camerino e dichiarazioni in studio, Giorgio le ha confessato che non ci sarà più niente e il ricordo sarà racchiuso solo in foto. Un duro colpo per Gemma, tanto che ha deciso di raccontare tutta la sua verità nel settimanale Uomini e Donne Magazzine, scopriamo insieme cosa ha dichiarato. La confessione la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Si è lasciata intervistare dal settimanale del programma per il quale partecipa ed ha raccontato tutto ciò che non ha mai detto della sua storia con Giorgio Manetti. La mia ricaduta è stata essermi riproposta a Giorgio, ha esclamato la torinese, la quale ha affermato che è stato un qualcosa di davvero forte da farle venire i crampi allo stomaco. I segnali che ha captato, hanno fatto sì che Gemma si riproponesse a Giorgio senza vergognarsi. Il fiorentino è rimasto fermo con le sue emozioni e l'ha rifiutata, mentre la Galgani voleva un fidanzamento ufficiale con lui. Per me è inconcepibile che due anime come le nostre, perfette insieme, non si siano trovate, ha ribadito la donna che ora sente il suo cuore libero e pronto per essere nuovamente riempito. Nonostante tutto, Gemma spera ancora di trovare l'amore della sua vita, ma le risulta difficile rialzarsi dalla caduta. Le parole su Tina, come tutti sappiamo, Gemma Galgani e Tina Cipollari non si amano affatto. Durante la sua intervista, Gemma ha confermato la sua antipatia nei confronti dell'opinionista. Non sono le torte in faccia o i bagni con la bottiglia d'acqua, ma bensì le parole che usa alla Cipollari nei suoi confronti che le fanno male. Cosa penserà Tina di queste parole? Ci potrà mai essere un confronto pacifico tra le due signore oppure no?